Tommaso Monacelli, Professor of Economics, Università Bocconi, buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Ecco, Grazie a voi, grazie dell'invito. intanto le volevo chiedere, abbiamo sentito sia Yellen che Powell, sono abbastanza simili le dichiarazioni a quelle di ieri, oggi ovviamente testimonianza davanti al Senato, ieri davanti alla House Financial Services Committee. I temi principali, come sempre, il mercato obbligazionario, pressioni inflazionistiche e il deficit, naturalmente. Secondo lei hanno affrontato adeguatamente gli argomenti? Ma stanno, diciamo, mettendo in atto insieme, questo è molto importante, quindi politica monetaria e fiscale, un esperimento di policy molto interessante e se volete nuovo, unico, cioè un esperimento di tentativo di fuoriuscita dallo zero bound, cioè dalla situazione di tassi di interesse zero, in cui diverse economie avanzate si trovano da diversi anni. E per la prima volta stiamo assistendo a uno sforzo coordinato della Banca Centrale e da un lato e della politica fiscale del governo americano dall'altro, di mettere in atto politiche espansive. Quindi quelle fiscali particolarmente espansiva, con prima il CARES Act del presidente Trump e poi con lo stimulus plan di Biden di circa 1,9 trilioni che è stato appena approvato, con insieme il nuovo regime di politica monetaria della Fed che si dichiara pronta a tollerare una crescita dell'inflazione anche al di sopra del 2% per un po' di tempo. Quindi non è sorprendente che vi siano timori, tra virgolette, che questo possa portare ad una crescita dell'inflazione, ma da un certo punto di vista è esattamente quello che l'intervento coordinato di politica monetaria e fiscale vogliono, cioè riportare. Innanzitutto compensare per anni di inflazione che è rimasta subdued, è rimasta bassa, troppo bassa, e normalizzare la politica macroeconomica, per cui riportando l'inflazione a livelli che siano stabilmente intorno al 2% vuol dire poter far crescere i tassi di interesse e riacquistare un cuscinetto di operatività, no? Per la politica monetaria che invece è stato perso in questi anni di vincolo zero sui tassi di interesse. Ecco, invece, questa è la sua interpretazione, come bisogna interpretare tutto ciò che è accaduto sul mercato obbligazionario, perché dopo l'intervento di Christine Lagarde abbiamo visto subito, sia i BTP italiani a livello sempre di rendimenti tranquillizzarsi insieme comunque a tutti, insomma, bonds a livello europeo, però non possiamo dire lo stesso per quanto concerne i rendimenti dei Treasuries dopo l'intervento, della Fed. Quindi lei come interpreta questa, tra virgolette, non so se possiamo chiamarla sfiducia da parte degli investitori? Ma direi che i mercati stanno testando, e questo è proprio il momento, diciamo, è la fase decisiva, cioè stanno testando la credibilità del commitment, dell'impegno che la Fed ha preso, cioè che impegno ha preso la Fed? La Fed ha preso appunto e apposta un impegno, ed è qui che lo si valuta veramente, ha preso un impegno a resistere, a rialzare i tassi, per un po' di tempo. E ovviamente finché l'inflazione diciamo rimane piatta come è stata in tutti gli anni precedenti, vabbè, resistere ad alzare i tassi di interesse non ci vuole molto. Dove veramente si testa la credibilità dell'impegno della Fed è proprio adesso, cioè nel momento in cui l'inflazione dovesse ricominciare a crescere, la Fed deve tenere fede al proprio impegno che ha preso nel passato di mantenere i tassi bassi comunque. Perché in realtà proprio ieri o l'altro ieri,
in senso figurato, la Fed ha preso un impegno a tenere questa policy proprio per far rialzare le aspettative di inflazione. Cioè, nel momento in cui l'inflazione continuava a essere bassa, la stagnazione, la trappola della liquidità continuavano, l'unico modo di riuscire a stimolare l'economia, il Giappone ci ha provato per diversi anni, era quello di far crescere le aspettative di inflazione. E il modo in cui la Fed ha cercato di far crescere le aspettative di inflazione nel passato è stato proprio quello di prendere un impegno a dire: ok, nel momento in cui noi ci impegniamo oggi a tenere i tassi fermi, anche quando in futuro le pressioni inflazionistiche cominceranno a farsi vedere. Ecco, questo è il momento in cui queste pressioni inflazionistiche stanno riapparendo, è il momento in cui la Fed deve tenere duro, è il momento in cui deve mostrare che quell'impegno che ha preso in passato era credibile, altrimenti tutto il proprio nuovo regime di average inflation targeting, come si dice, sarebbe già da buttare a mare in termini di credibilità. Noi sicuramente adesso torneremo tra pochissimo sull'argomento del cosiddetto yield curve control, che soprattutto è una practice che stanno facendo la Banca Centrale Australiana e quella giapponese. Ma Sì. prima vorrei chiedere, ieri, The Wall Street Journal ha pubblicato alcuni dettagli del nuovo piano economico di Biden, da 3 mila miliardi, quindi qua si tratta di una somma piuttosto importante, appena dopo, tra l'altro, è approvato dal Congresso il piano da 2 mila miliardi, tra l'altro con il voto decisivo di Kamala Harris, il vicepresidente degli Stati Uniti, perché naturalmente il Congresso è fortemente spaccato sotto questo punto di vista. Quindi, how much is too much in questo caso? E cioè, non è un po' troppa la liquidità che si sta emettendo sia sui mercati ma anche a livello di economia reale? Allora, qui dobbiamo distinguere, cioè esiste un piano di stimulus dell'amministrazione Biden che è già stato approvato, che è quello da 1,9 trilioni, che è essenzialmente un programma di insurance, cioè estensione di unemployment benefits e checks, cioè proprio soldi spediti nelle tasche sui conti correnti dei consumatori. Quello di cui si parla adesso è un nuovo piano di addirittura 3 trilioni, quindi 3 mila miliardi, ma che essenzialmente avrebbe natura diversa, cioè sarebbe essenzialmente un programma di investimenti pubblici, infrastrutture e education. Quindi il primo piano appena approvato è di intervento immediato per stimolare la ripresa nell'oggi, nel brevissimo termine. Il secondo piano ha una visione di lungo termine, di molto più lungo termine. Quindi gli effetti dal punto di vista dello stimolo del presunto nuovo piano da 3 trilioni non si vedrebbero certamente adesso. Oltretutto c'è da aggiungere due cose. La Yellen ha già parlato di incremento delle tasse, cioè in questo Esatto. quadro di coordinamento tra politica monetaria e fiscale, proprio insieme a Powell, ha voluto chiaramente segnalare, ecco, su questo è sempre molto importante notare e vedere come entrambi i rami della politica economica, fiscale e monetaria, si stiano spalleggiando e come usino un dizionario proprio, un orientamento delle aspettative future come cardine centrale del proprio operare. Quindi la Yellen ha già messo le mani avanti da un certo punto di vista sul fatto che sì, magari da un lato avremo un piano economico da 3 trilioni di investimenti pubblici come dicevo, in education e infrastructure essenzialmente, anche green economy, ma questo sarà finanziato con incrementi delle tasse molto probabilmente. Quindi questo già è un elemento che frena il surriscaldamento dell'economia. In più, dobbiamo ricordare che il piano da 1,9 trilioni, che invece è quello di brevissimo periodo, già approvato, che essenzialmente consiste in unemployment benefits, in estensione degli unemployment benefits e in proprio checks in moneta che è stata spedita
con assegni alle famiglie americane. Ecco, c'è da chiedersi quanta di questa liquidità verrà veramente consumata dalle famiglie americane, perché ricordiamo che già stimulus checks sono stati spediti alle famiglie americane con l'amministrazione Trump e circa il 30% di quella liquidità è stata risparmiata. Quello che ci si aspetta adesso è che la quota che verrà risparmiata degli assegni che l'amministrazione Biden sta già spedendo in queste settimane sarà ancora superiore. Quindi molti economisti stanno un po' rivalutando l'idea che questo piano di stimolo di trasferimento di liquidità diretta potrà tradursi effettivamente in un forte aumento dei consumi e in un forte stimolo all'economia nel breve periodo. Ed ecco, questo può essere una ragione anche del perché si vuole mettere in atto anche un programma più a lungo termine di stimolo dell'economia, che sia essenzialmente attraverso nuovi investimenti pubblici. Sì, forse anche un piano giusto per cercare di raggiungere un po' anche la Cina a livello di tecnologia, però le volevo chiedere, ha toccato un punto molto importante, ovvero il rialzo delle tasse. Come reagiranno innanzitutto i repubblicani, perché era l'amministrazione Trump che ha abbassato le tasse, e soprattutto che impatto potrebbe avere in particolar modo sulle aziende tech, quelle che sono forse i contributori più importanti a livello di profitti per gli Stati Uniti, perché qua stiamo notando comunque un cambio davvero importante dall'amministrazione Trump all'amministrazione Biden, però potrebbe non piacere a tante persone, ma soprattutto la parte molto sinistra, il coinvolgimento della parte molto sinistra degli Stati Uniti e del Partito Dem. Allora, di incrementare le tasse, allora, cioè, ovviamente dipende da quale sarà questo piano. Per ora la Yellen ha voluto già accennare, no? Ma ovviamente stiamo parlando di wealth taxes, cioè quindi incrementare le tasse sui grandi patrimoni dei ricchi e quindi diciamo, i marginal top tax rates, tassando di più, in modo più progressivo la ricchezza al top. Di questo si parla da molto tempo, ci sono molti economisti anche molto giovani e molto brillanti che da tempo sono nell'area della, diciamo, della consulenza del Partito Democratico, che suggeriscono interventi di questo genere proprio per contrastare la disuguaglianza. In questo caso sarebbe anche per finanziare un piano di investimenti pubblici. Non credo che questo produrrebbe catastrofi nell'economia americana. Insomma, come al solito, ci vogliono delle condizioni di crisi per indurre la politica economica a fare delle scelte che per molto tempo vengono considerate del tutto non ortodosse e rischiosissime, per poi rendersi conto che con queste scelte si può convivere e che forse i benefici sono superiori ai costi. Un po' come quello che abbiamo capito con la pandemia e il nostro uso delle tecnologie digitali per fare videoconferenze o insegnare online. Per tanto tempo queste tecnologie erano lì, ma niente ci aveva mai spinto veramente a fare questa scelta e a rendersi conto che in fondo alcune cose sono veramente fattibili. Altra cosa sarebbe se questo portasse a un incremento del corporate tax rates, quindi diciamo tornando indietro rispetto alle scelte che ha fatto l'amministrazione Trump. Sicuramente al margine l'economia in America sarebbe in grado di sopportare un parziale reversal delle tasse sulle imprese, se fosse fortemente squilibrata nell'incrementare se l'intervento fosse fortemente squilibrato nell'incrementare le tasse sulle imprese. Certamente questo porterebbe a ripercussioni di borsa e a un possibile effetto recessivo. Però io credo che ci sarà una combinazione di queste due cose senza
enormi interventi, ma certamente i tempi sono, l'ora è questa per incrementi delle tasse di cui si parla da tempo. Ecco, un'ultimissima domanda. È necessario, intanto stiamo vedendo comunque il decennale in moderato rialzo, mi riferisco sempre al rendimento ad 1,64, il trentennale a 2,34, però è necessario a suo avviso il controllo sulla curva dei rendimenti? È stata anche una domanda che è stata chiesta a Powell più volte durante la conferenza stampa della Fed. È necessario o meno? Allora, dobbiamo renderci conto che la politica monetaria è molto cambiata negli ultimi anni, cioè mentre tradizionalmente fare politica monetaria voleva dire agire sulla leva dei tassi a breve termine, essenzialmente, la cosiddetta politica monetaria non convenzionale che si è cominciata ad adottare dal 2008 da parte di diverse banche centrali, essenzialmente in varie forme è diventata una forma di yield curve control. Sia la forward guidance, sia il quantitative easing, sia i tassi di interesse negativi, fino ad arrivare diciamo, all'intervento, al yield control specifico, esplicito da parte della Bank of Japan, sono tutte queste forme di politica monetaria non convenzionale, sono modi per la banca centrale di cercare di controllare, di intervenire, di influenzare i tassi di interesse a lungo termine. Ora si può discutere sull'efficacia diversa di forward guidance rispetto a quantitative easing nel saper controllare i tassi di interesse a lungo termine, ma essenzialmente svolgono tutte la stessa funzione. Diciamo che il caso della Bank of Japan e della Banca dell'Australia è il caso estremo in cui il controllo dei tassi di interesse a lungo termine, diciamo in questo caso il reference rate è quello a 10 anni, è esplicito. E quindi c'è una comunicazione molto chiara sul fatto che si vuole avere un target sui tassi di interesse a 10 anni intorno a zero. Ma è anche vero che la Bank of Japan, nella propria revisione del regime di politica monetaria, ha un po' abbandonato questo targeting estremo dei bond yields a 10 anni, ha introdotto una cosiddetta target zones, cioè permette adesso al tasso di interesse a 10 anni sui bond di fluttuare 0,25 sopra e sotto lo zero. Quindi io non credo che sia strettamente necessario e non succederà che banche centrali come la Fed o la BCE transitino a un regime di stretto controllo del rendimento sui decennali sui tassi a 30 anni, perché queste misure in realtà di politica monetaria non convenzionale, il QE e forward guidance, di fatto implicitamente sono già strumenti di controllo della parte a lunga della curva dei rendimenti e sono già state interiorizzate dai mercati e quindi credo che queste banche centrali continueranno a utilizzare queste misure di politica monetaria non convenzionale che hanno già utilizzato finora, trasformandole sempre di più da non convenzionali a misure, diciamo, convenzionali. Ecco, a proposito della BCE che ha menzionato proprio pochi secondi fa, qual è la sua valutazione di tutto ciò che ci ha comunicato la Lagarde circa 2 settimane fa? Perché abbiamo visto comunque una soddisfazione da parte degli investitori e non ha comunicato nulla di così importante, soltanto che il bond buying proseguirà con un ritmo un po' più veloce. Esattamente in linea con quello che dicevo prima, cioè sicuramente per la BCE il problema del controllo della curva dei rendimenti è molto importante perché da questa pandemia l'Europa uscirà, l'Eurozona uscirà, speriamo presto, ma con livelli del debito pubblico altissimi in alcuni paesi. E quindi immaginare che i rendimenti sui tassi di interesse a lungo termine, sui decennali o trentennali, possono rapidamente aumentare, metterebbe diversi paesi dell'Eurozona, a cominciare dall'Italia, in gravissime difficoltà nel costo del servizio del debito. Quindi, però, dall'altro lato, la BCE non può dichiararsi a favore di controllare gli spread e i tassi di interesse a lungo termine, perché sarebbe una rivoluzione del proprio regime di politica monetaria. E sta coniando e ha coniato una nuova fraseologia, che è quella diciamo, di favorable financing condition, e sotto questo ombrello cercherà di tenere sotto controllo i tassi di interesse a lungo termine. Appunto, una forma indiretta
di yield curve control, ma senza rinunciare chiaramente al proprio obiettivo formale di inflation targeting e di inflazione al 2%. Le banche centrali non, per tradizione, ma anche per mantenere la propria efficacia, non possono cambiare continuamente in modo esplicito quali sono i propri obiettivi, ma lo devono fare in modo sotterraneo. I mercati sono d'accordo sul fatto che ci debba essere una qualche forma di intervento nel continuo per limitare l'incremento dei tassi di interesse a lungo termine, ma allo stesso tempo è politicamente infattibile per la BCE farlo esplicitamente, perché la resistenza politica, soprattutto nel nord Europa, sarebbe fortissima. Ma certamente il tema del controllo dei tassi di interesse a lungo termine, soprattutto per l'Eurozona, sarà il tema centrale nei prossimi 2 o 3 anni. Ottimo, almeno possiamo concordare su un argomento, credo, e cioè sia la BCE che la Fed sono un po' più credibili rispetto alla Banca Centrale della Turchia o meno? Questo è sì, ma noi sappiamo che la mancanza di credibilità della Banca Centrale della Turchia deriva proprio dall'assenza Esatto. di indipendenza, e questo è un tema centrale, fondamentale, ed è un bene pubblico che nell'Eurozona va assolutamente salvaguardato. Assolutamente sì. Grazie mille, Tommaso Monacelli, Università Bocconi. Grazie per essere stato con noi. Buon proseguimento. Grazie mille a voi.